ragazzi, bentornati. Oggi faremo la reaction alla quinta puntata del collegio. Ragazzi, soltanto due cose. Cosa numero uno, ho paura di quello che sto per vedere. Cosa numero due, qualche brutta persona ci ha spoilerato che Scarano non verrà eliminata. Quindi non saremo sorpresi perché lo sappiamo già. Esatto, quella non sarà una cosa spontanea perché, anzi, vi diremo, lo sapevamo già. Che dovete capire che la puntata esce il martedì sera. Però noi, per fare una reazione spontanea, non la guardiamo assolutamente. Mai. La guardiamo il mercoledì dopo. Mattina, ovvero oggi. Solo che ieri sera ce l'hanno spoilerata. Allora, non solo lei non prende la giacca rossa, ma perde la giacca blu. Sarà tipo in sfida che esatto. O una punizione che ha da scontare. Oppure magari dopo la vanno a ripescare, diciamo. Ma sì, sicuramente. Ma a parte che lo sappiamo già, quindi... Però mi viene il nervoso, volevo fosse una sorpresa. Sì, sì, sì. Da questo momento, e finché lo deciderò io, nel limbo. E qua giustamente non potevano eliminare anche lei perché ne avevano già eliminati 14.000. Praticamente sarebbe stato un altro collegio, fuori tutti quelli di prima, dentro altri nuovi. Lei sa cos'è il limbo? Ho letto la Divina Commedia. Bene. No, risponde troppo male. Però continua, ma stai zitta. Oh, niente più cazzate, mi raccomando. E se te lo dice Gesù, io lo ascolterei. Se mi comporto bene, mi danno la giacca rossa. Se invece non mi comporto bene... E ti è andata anche bene, comunque Scaranino mia. Mi fa davvero molto piacere vedervi indossare le nuove giacche rosse. Palese frecciatina nei confronti di Scarano. Guarda Scarano che non mi applaude lì dietro. Prima di tutto il nostro stimatissimo professor Raina. I capelli così brutti, i gemelli ce li hanno già di loro o gli sono stati tagliati per il collegio? Sono arrivate in collegio le lettere dei vostri genitori, tranne naturalmente che alla signorina Scarano. Vabbè, ho capito, però già tanto che non sei fuori, quindi... Cioè, ringrazia che sei ancora dentro e puoi lavorare dopo questo programma, ringrazio. Perché nel limbo... Quindi non posso leggere la lettera. Non può leggere la lettera. Hai sentito il preside? Non può leggere la lettera. No, non può leggere la lettera. Mamma mia. Oh, raga, sicuramente la lettera di Piero sarà... Caro... figlio di Piero. Spero che la sua permanenza al collegio sia di suo gradimento. Le preghiamo di comunicarci il suo andamento scolastico. Tuoi genitori. Ti vogliamo tanto bene, mamma e papà. No, si è sporcato la giacca lui. Guarda, si è incrostato tutta allora, la giacca ragazzi, col muro. Alice, dopo aver notato la caccola, dopo aver notato il succhiotto, adesso nota che si è sporcato la giacca. Alice notatrice. Immaginiamo che non sia facile per te affrontare questo periodo. Comunque la Cristini finora ha dovuto affrontare situazioni complicate. La più complicata è quella di mettersi un cappello di carta in testa. Io non smetterò di ridere ogni volta che vedo lei piangere, ragazzi. Perché lei era quella che alla prima puntata non vedeva l'ora che i suoi genitori se ne andassero fuori dalle palle. Dicevo, e adesso piange. Lei. Ho aperto la lettera, ho visto che era stampata in maiuscolo e ho richiuso la lettera. Ma dai, ma fatti furbo, Giordano. Fate i c***i vostri, non la leggo. Dai, te l'hanno scritta per farti del bene e tu fai l'offesino del c***o. Ah, Luca! Fai l'offesino del c***o! In stampatello maiuscolo. Dai, oh... Te l'hanno scritta per farti un piacere. Voi immaginate di essere dei genitori, di fare un figlio, di amarlo, di dargli tutto l'amore del mondo, di scrivergli una lettera e sentirsi dire: no, io la tua lettera non la leggo perché è scritta in maiuscolo. Mamma mia. Si è precipitata come una ossessa. Come un'ossessa non si può sentire come termine. C'è la Scarano che tenta di trattenere lei. Così, cioè dai. Lei ora andrà in isolamento. Cos'è un carcere in isolamento? Sì, ma queste sono punizioni. Dai. Sì, ma è giusto le per far vedere. Le punizioni sono pulire i cessi pieni di cacca. Eh sì, quella è una bella punizione. È una punizione. Soprattutto la tua che puzza tantissimo. Ma sembra che andiamo a braccetto. Ma dai, ma era stata carinissima. No, poverina. Non l'ha fatta no, apposta. No, gli sembrava che... Ma sembra che andiamo a braccetto. Poverina. Avete presente tipo quella sensazione quando stringi la mano a qualcuno e lui non ti guarda? Esatto. E tu rimani così. Lei non l'ha fatto apposta. Si vede, perché ha visto proprio che lei, la governante, la sorvegliante era così. Quindi lei ha pensato, boh, forse mi vuole tenere per... Poverina, che figura di merda. Come stavo faccio così, pensavo. Scarano! Non l'ha fatto apposta, veramente. Allora, questa è l'unica volta in cui non doveva essere sgridata. Non l'ha fatto apposta. Non l'ho fatto apposta.
apposta, veramente. Poverina. Pensavo che fatto veramente, non, veramente. Ma le sembra. Il camera vedi che si muove un po'. Secondo me sta ridendo. Secondo me sta ridendo dietro lì. Io aspetto nella vita solo lei per andare a braccetto. Vabbè, ma cosa c'entra? Scusa, ma ti sei messa con la mano così? Cioè, ovvio. Sei proprio messa così, dai. Ragazzi, dai. Signorina Scarano, benvenuta nel suo limbo. Ma cos'è il tugurio del Grande Fratello? Il destino di Giulia dipende ora dalla conoscenza delle celebre. Ma quel secchio, cioè, cosa serve il gabinetto? Io mi auguro di no. Mi ha scritto mia madre. E perché ha letto solo le prime righe? Perché sono un imbecille, dillo Giordano. Le danno fastidio gli errori ortografici di sua madre. Mamma mia, che cattiveria. Non è cattiveria, sì. Regà, ma sì, è cattiveria. Ma come non è cattiveria? Che cos'è? È scusami. La stai denigrando davanti a tutta Italia e non è cattiveria. Anche perché sua madre nessuno la conosceva, quindi se lui fosse stato zitto nessuno sapeva che tua madre cosa mette le acque. Adesso tutta Italia sa che tua madre è ignorante a causa tua. Io non mi sarei mai rifiutato di leggere una lettera inviata da mia madre, cioè la persona mia messa al mondo. L'unica cosa intelligente che ha detto da quando è entrata al collegio lei, eh. Molto severo, insomma. Probabilmente sua madre non lo è stata con lui. Approfittando di una distrazione della sorvegliante, decide di andare a cercare la sua lettera. Allora lo sei di coccio. Dicono di stare ferma un giorno in isolamento, ma stai ferma, poi te la dà sta lettera, no? Guarda caso, apre il cassetto, cioè, per Scarano. Ma come si fa ad essere così scontati e banali? Cioè, ha aperto un cassetto completamente vuoto con una lettera per Scarano, ragazzi. Questa la chiudo e la metto nel cassetto. E la lettera me la porto con me. E non è molto intelligente, io l'avrei lasciata lì. Che ti serviva a portarla? Se tanto l'hai letta ormai, lasciala lì. Vi assegno un tema. Ha un budget di righe che devo scrivere. Un budget di righe. Non un range. Oddio. Un budget di righe. Vorrei capire la situazione che c'è con tua madre. Posso capirla? Ma fatti cazzi tua. Come stai? Punto interrogativo. No, no, devo prendere una penna rossa perché veramente. Non ti penna. Ma no, dai. No, questo ci sta, lo farei anch'io. Gliela manderei corretta, poi gli darei il voto. Tipo, ma 5. Dai. Cosa mi dice che piangerà? Io sono vera di te. Guarda Forza Juve nella lavagna, l'avevi visto? Ma vero? Tu non guardi niente, non guardi. Io stavo guardando lui che leggeva la lettera, non è che guardo la lavagna che c'è scritto Forza Juve. Atalanta nel cuore. Allontanatevi, per favore. Ci sta commuovendo. Basta. Tenerone. Scontato. Come la direzione del piscio. L'ho detto prima. Dopo detto si prima. Mette a piangere. Scommettiamo che si metta a piangere. Sì, sono infatti scritte. Cosa mi dice che piangerà? Sono contento che comunque adesso l'ho letto. Capito che viene dal cuore. Comunque raga, immaginate adesso l'imbarazzo, perché sai che sapete che le puntate sono state registrate tempo fa, quindi adesso lui questa puntata la sta guardando insieme a sua madre, quindi immaginate l'imbarazzo che c'è tra i due. Mamma scusa, se ho fatto sta cosa. Scusa mamma, scusa, sono in questo momento saranno sul divano a guardarla insieme. Esatto. Ah, terribile. Ma che stronzo. Ah, l'hai capito che sei uno stronzetto. Guardandomi allo specchio mi vedo una gran figlia. Cambia specchio. Complimenti. Grazie. E lui dice sempre È arte. Però non c'è bisogno di zuzzarsi tutti. Levati. Sapete chi si colora la faccia con le tempere quando disegna? Avete presente l'asilo nido? No, ecco. Innanzitutto non ci rimango. Francato, innanzitutto moderi il linguaggio, va bene? Ma sì, tanto come penitenza gli faranno studiare poesietta a memoria e se la scampa. Tutti per te. Aspettiamo di vedere che succede. La gang. La vuole spiegarmi per cortesia? Cosa vuole che le spiego? Cosa vuole che le spieghi, comunque, visto che fa il professorino? E fermarsi alla distanza che ritengono opportuna. Oh! Lo sapevo! Dai, però poteva starci lei. Con la matera. Guarda caso. Mi ride in faccia. Questa scena mi sa tanto di quella scena di Harry Potter dove Harry Potter e Draco si avvicinano. È vero! Paura, Potter. Però Giulia è un po' è provocatrice, eh? La poesia la sapevo bene. Non mi bloccavo per niente. Per niente? Poi a un certo punto mi è venuto un mal di testa. Non si ricorda più nulla. Una amnesia. Bellissima. Quindi io questa scusa non l'ho mai usata. Le vogliamo tanto bene, ci mancherà tanto. Le auguriamo il meglio per il suo viaggio. E mi raccomando, porti un bel souvenir al suo rappresentante preferito. Grazie. Alice si è commossa con il collegio, ragazzi. No, perché lui è carino, professore, mi dispiace. Questo proprio è il livello di sensibilità di Alice. No, vi dico l'ultima cosa, sinceramente, però Scarano zitta a prescindere.
Ho pensato con Enzo di offrirvi un piccolo rinfresco. Nessuno toglierà Raina dal mio cuore. Sì, Raina top, eh. No. Raina numero uno. A voi! Ma Gesù può bere il vino? No, certo, il vino è il suo, il vino è il suo sangue. È vero. No, 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 non avete capito niente, la Vitbo. Poco, per favore. E siccome c'hai i capelli lunghi 8 metri, ci tiene. Oh, bro, sinonimo di ricordare. Rimembrare. Sì, vabbè, rimembrare. Non è che vado a dire rimembro. No, io... lo amo. Qualcun altro è ancora in cerca. Cosa sta facendo? La Cristini dov'è che la no, vedo? Che palle, ma perché io? No, dai. Che palle non esiste no. In questa sala. Volevo andare aula. Giù. Cristini, che palle? A me non me l'ha mai detto. Ha rotto le palle questa. Cioè, è proprio l'anticlasse, l'antigruppo. Qui dove è il mare? Allora... Luccica e tira forte il vento. No, lei pensa di prendermi in giro? Ci tengo alla mia reputazione, alla mia dignità. Ti devi fare la furba! Mia... Me ne vado, me ne vado. Sono stonata, non vedo il motivo per cui devo cantare davanti a tutta sta gente. Sono tutti stonati. Mica sono dei cantanti, non siete dei cantanti, siete dei collegiali. Magnesio mi sembra che abbia rotto i miei timpani. Eppure stava cantando ed è molto più simpatico lui. È il cappello, toglie la dignità. E questo toglie la dignità. E cantare toglie la dignità. E piantare le patate toglie la dignità. Tutto. Però tutto. Lei è quella che non. Però quella che non gliene frega del giudizio degli altri. Ti voglio bene assai. Tra l'altro è più intonata di molti altri, esatto, che hanno cantato prima. Esatto. Ma che è la Buongiorno. Sembra una goblin, vai. Buongiorno. Sembra una goblin. Ma infatti soprattutto tranne che una goblin questa. Che al sud rubano gli orologi e non mettono i caschi in moto. E al nord? E al nord non trovo difetti. Un applauso. Non mi viene male, ma veramente l'ha detto. Al nord non si godono la vita. Sono fritte. Ma cosa stai dicendo? Vabbè, un difetto del nord è che non sanno cucinare rispetto al sud. No, dai. Non dire così che minchia poi la gente. Al nord sembra lavoro, lavoro, lavoro. Noi al sud ci godiamo la vita. Lo sai com'è? Per mantenere... per mantenersi o rubio lavori, due sono le cose. Noi al nord potremmo dire che se andiamo al sud con un orologio torniamo nudi. Madonna, cattivissimo. Mi dissocio da questo comunque. No, mi ha fatto troppo ridere però. Sì, ma mi dissocio. Sì, cioè. Sì, da grande. No, no, Giulia, no. Io in questo momento ho paura. No, Giulia, no. Non mi offende, dica. Allora, io da grande. No, no, no. Vorrei sotterrarmi. Non lo dire, suo. Non lo dire. Voglio fare chirurg estetico. Sì. Ti porto ancora. Giulia, cosa fai? Se lei un domani cercasse un chirurgo, io sono disponibile. No! No, non ci credo. No, mi sento... Oh mio Dio. Ma, cioè, può mai dire una cosa del genere a una prof? Perfetto. Guardi, Scarano, io sono molto contenta. Sa perché? Se lei deciderà di fare il chirurgo estetico, vuol dire che sarà un medico. Ho avuto paura, meno male. Che classe. La scampata. Brava lei, mi piace. I primi 10 clienti, tra cui te, la sorvegliante. La sorvegliante. Cioè, le sta decidendo lei a chi rifare. Non è la gente che viene da lei, è lei che decide a chi rifare il naso. Ma vi rendete conto? L'unità d'Italia debba essere... Fermo! Ma sta scherzando? È un aeroplanino, mica una bomba. Fuori. Per un aeroplanino. La cosa che mi fa ridere è che loro sono sconvolti. Cioè, tipo, mi butta fuori perché ho lanciato un aeroplanino. Sì, sì. Sì, faccia di merda, vai fuori se butti gli aeroplanini. Dai, disegna. Oh mio Dio! Chi è stato? No! Da lui non me lo sarei mai aspettato. Oh. Vuole sapere chi è stato? È stato Bondi. C'è una cosa un po' particolare in questa classe. Quale? Cioè, io non capisco perché a volte quando uno fa una cosa tutti lo difendono. Esatto. Aspettiamo di vedere che succede. E adesso tutti stanno andando contro Dreddino. Esatto, perché? Cioè perché a volte vi sostenete tutti, sì, a vicenda e a volte no. E a volte no. Cioè è strano. Adesso qua l'avete tutti quanti contro di lui, l'avete infamato. Ha sbagliato. Però perché a volte invece vi coalizzate? Lui tutti insieme, facciamo tutte le cose insieme, non diciamo i nomi. Quello che fa ste scenate qua. Quello che ho detto io. Infatti è vero. Quello che ho è detto vero. Io. Non mi faccio premere per il culo da quel coso là. Nuovo insulto, sei un coso. A casa. Cioè io per colpa di un aereo che è entrato nella testa della Petolina. Sì, Dreddino. Sì. Funzionano così le regole. Grazie te, un grazie. Bravo. Niente. Bravo. Devi pensarci tre volte. Che poi veramente quello lì è proprio un infame di merda, perché quando gli conviene a lui tutti insieme. Ma si può chiamare un tendaiolo, un tendaio? Un tendaio.
pagliaiolo. Un cavallo morto. Ah no. Cavallo. Ma poi come l'ha detto? Oh, che carino, un cavallo morto. Pensavo che la sorpresa sarebbe stata mungere le mucche e invece spalare la merda. Ma no. Lì è che ho un incrocio tra un chihuahua e uno scoiattolo volante. Ma perché? Ma come gli è venuto in mente? Dai, fatelo tra di voi. No, io queste cose le adoro. Ma che modo è di rivolgersi a una professoressa? Ah, invece il vostro dono è... Secondo me lui non ha ancora capito la differenza che c'è tra alunno. Professore e alunno. Esatto. Non l'ha capita, secondo me, tra settantenne, sessantenne e quindicenne. Giordano è riuscito a farmi abbracciare i miei bonni, eh. E ce ne ho, te lo giuro. E ce ne ho. Ciao, esatto. Ciao. Mamma mia, la coerenza. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Sei tu che te la sei presa male perché ti ha appena detto che... Cioè, scusami Giulia, con tutto il bene, lei ti ha detto che ha fatto pace, tu dovresti essere contenta visto che vuoi il gruppo unito, da tutte le puntate dici sta cosa, no? Giulia, boh, una fake leader. Una fake leader, bellissimo. No, no, con quella matura, capito? Abbiamo la laureata, capito? Abbiamo, abbiamo quella che sta sopra il piedistallo, così guarda, vedi? E può di... Ha ragione lui, ragazzi. Allora Giulia vuole troppo comandare, vuole che tutti la pensino come lei, ma non si rende conto che ci possono essere pareri diversi. È una viperetta, Giulia. Signorina Cerio, signor Di Piero, alzatevi. Avete un rendimento impeccabile. Ah, si è ripreso. Vai! È felice. Bene, ragazzi, allora la quinta puntata finisce qui. Ci vediamo la prossima settimana con la sesta puntata. Sì. Sicuramente ci sarà un'altra espulsione, perché oggi è stata una puntata troppo tranquilla per i miei gusti, eh. Troppo tranquilla, e infatti, secondo me, la prossima sarà movimentata. Ciao, ragazzi! Ciao! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornata è la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia è un'esplosione. Kirk ed Alice dentro il nostro cuore.